citare una preeminente mangaka, ovvero autrice di fumetti giapponesi, che è la maestra Higashi Yu. Una cosa. Sono certo che voi tutti lo sappiate, tuttavia mi corre obbligo di ricordare che la maestra Higashi Yumiko è l'autrice di alcuni dei più importanti, più famosi e più amati shoujo manga che si sono visti in Italia, ma anche in Giappone e nel mondo, tra i quali titoli rinomatissimi quali Chianti Gianni e Giorgi. Ricordo sempre che, benché noi italiani abbiamo naturalmente conosciuto tante opere giapponesi prima dalle versioni animate e poi abbiamo conosciuto anche i fumetti originali, in realtà l'ordine creativo è inverso, nel senso che normalmente in Giappone il fumetto è l'opera originale da cui eventualmente viene tratta dell'animazione. Quindi quando si parla di opera originale, di Gensaku, si parla sempre del fumetto originale. Abbiamo preparato delle domande per la maestra Higashi, che sono state preparate da me redatte, ma abbiamo concertato insieme alle nostre due ospiti, Giorgia e Susanna, che sono... Giorgia rappresenta una casa editrice che pubblica in Italia le opere della maestra Higashi, e Susanna è studiosa ed è soprattutto un'appassionata delle opere della maestra, e che quindi hanno, è una cosa a cui noi teniamo sempre molto, avere delle domande per questi incontri, queste interviste sicuramente importanti, che non siano la banalità che si può sempre trovare ormai su internet o su YouTube o in qualsiasi fonte. Ci piace onorare in qualche modo gli ospiti di queste occasioni con delle domande pertinenti che cerchiamo di preparare al meglio, e quindi lascerei a loro la parola, ringraziando anche Erika, che sarà per noi e per voi la traduttrice, e grazie ancora di essere intervenuti. Buongiorno a tutti, buongiorno a me. Cominciamo l'intervista chiedendo come ha iniziato a disegnare manga. Dalla sua biografia sappiamo che era una compagna di scuola di Yamato Waki, famosa per Akira Sangatoru, e Tatsuyoko, che intrapresero ancora prima di lei il percorso per diventare fumettiste, trasferendosi dall'Hokkaido a Tokyo. E lei era già interessata a disegnare manga? Li leggeva? Ne era appassionata? E se sì, quali autori apprezzava maggiormente? Buongiorno!私は 来年で漫画家生活が50年になります。 È da 50 anni che disegno manga. Forse poi ci va un applauso. で、漫画家になりたいと思ったのは高校生の時で 17歳でした。 Ho deciso di diventare mangaka all'età di 17 anni, quando ero ancora al liceo. E vuol dire che sono passati 50 anni da allora. È molto tempo. それで、高校の時に2人の先輩が漫画家になりました。 E quando ero al liceo c'erano appunto questi due senpai che erano già mangaka, che erano già disegnatori di manga. Ne, kanojutachi to onashi gurai e ga kakeru you ni nattara mangaka ni nareru da tteiu yume ga watto hirogatta in desu. E visto che queste due senpai, che in giapponese vuol dire appunto erano della classe superiore, diciamo, erano maggiori in età di lei, erano delle mangaka molto brave, disegnavano molto bene, allora era il mio sogno diventare brava come loro. それで,
ちょっと上手になったなと思って出版社に行ったらデビューが決まりました。E quando ho pensato, ma sono diventata brava, allora sono andata da una casa editrice e ho depistato come mangaka. Dakara 17 mangaka ni nacchaimashita. E quindi all'età di 17 anni ho avuto la fortuna di diventare una mangaka. Quindi diciamo che sono diventata mangaka in modo piuttosto naturale, non è che ho dovuto lottare molto. E dopo 7 anni ho disegnato Candy Candy. Nell'età tra i 24 e i 25 anni, e proprio in quell'occasione ho fatto tutto insieme. Ho disegnato Candy, sono stata incinta, mi sono sposata, ho fatto una vita. Grande annata. Se vuoi riuscire. Toshi, teika, 27? Ah, sugoi toshi. Sugoi. De, sono... もう本当にキャンディー描きながらお腹がこんなに大きくて机にぶつかるんですよね。Quando disegnavo Candy avevo il pancione, quindi non riuscivo ad avvicinarmi al tavolo perché il pancione mi impediva di avvicinarmi per disegnare. で、結局生まれる直前までキャンディー。E ho proprio disegnato fino al momento prima di partorire. Terry e Candy が別れたシーンを描き終わって出産したんです。E ho partorito proprio durante, diciamo, quando ho finito di scrivere la scena in cui Candy e Terry si separano. No! だから、これからみんなそのシーンを見て笑わないで。E quindi adesso non vi vedi però quando leggete quella pagina. Al giorno d'oggi, molti mangaka sono autori stimati sia in patria che all'estero. Il loro ruolo artistico e sociale è senz'altro riconosciuto. Ai tempi del suo debutto, come venivano considerati i mangaka dalla società giapponese? La sua scelta di diventare mangaka può essere considerata una scelta coraggiosa? ですから50年前の日本の漫画事情っていうのはどうやったら漫画家になれるのかっていうのも分かんない状態で、すごい私も漫画家になるって言った時に親に反対されました。Sì, in effetti quando ero nella mia epoca non si sapeva bene come diventare mangaka, cosa si dovesse fare per essere mangaka. E quando io dissi ai miei genitori voglio diventare una mangaka, in effetti non erano contenti, erano contrari. Ima wa sankai de oyako ga kite, okasan mo nikku nikku shite, uchi no ko mangaka ni shitai in desu. Mentre adesso la situazione è totalmente diversa, perché adesso quando c'è un giovane che diventa mangaka, allora la mamma col sorriso felice che insomma durante la sessione di autografi per esempio, mentre insomma è cambiata molto la situazione. Ma da quella 50 anni, quindi vuol dire che in questi 50 anni la situazione dei mangaka in Giappone è cambiata moltissimo.
passiamo alla prossima domanda, sempre sull'evoluzione comunque della frame mangaka dai tempi in cui si è iniziato a oggi. E al giorno d'oggi molti mangaka, scusate, il pubblico italiano si stupisce dei ritmi estenuanti che si sentono raccontare, no? Qui sono sottoposti i mangaka quando una loro opera in corso di serializzazione, soprattutto magari se è una rivista settimanale. E molti dei grandi capolavori manga sono stati creati in questo modo. Era così anche per lei all'inizio della sua carriera? La situazione non è migliorata e non è molto diversa rispetto a quella che era prima, perché è saputo che i mangaka non dormono e quindi i ritmi di lavoro non sono, l'ambiente generale di lavoro in cui si trova a operare il mangaka non è migliore, cioè ci sono dei termini da rispettare, delle scadenze da rispettare rispetto alle quali l'editore è molto severo, per cui si è incalzati costantemente a produrre e diciamo che se uno non riesce a non dormire per 3 giorni non ha molte possibilità di diventare un mangaka. Oggi c'è stato un notevole sviluppo tecnologico negli strumenti al servizio dei disegnatori e dei librettisti. Questo ha cambiato il lavoro dei mangaka in generale. La Sensei come ha vissuto questo cambiamento? Gradisce l'utilizzo di computer tavolette grafiche o preferisce l'utilizzo di strumenti più tradizionali? Il mio ideale è quello di disegnare, secondo me, è disegnare il 100% a mano, che è quello che faccio, e sono stupita quando vedo appunto la possibilità di disegnare col computer e penso, e penso a come sarebbe se disegnando col computer si ottenesse veramente lo stesso risultato che si ottiene disegnando a mano. Dall'altra parte gli autori della mia generazione, compresa me, non sanno usare il computer, per cui questo sviluppo tecnologico non l'hanno sposato. Dall'altra parte c'è la situazione per cui i giovanissimi autori a volte non sanno disegnare a mano e sanno disegnare solamente utilizzando il computer. Questo non credo che sia positivo, credo che il giusto sia un equilibrio tra il saper disegnare bene a mano e avvalersi della tecnologia del computer per
rappresentare l'opera, insomma farlo bene nelle due situazioni, non solamente in una delle due. Dice che se scrivendo a mano, cioè sapendo disegnare, c'è poi la possibilità anche magari ecco, di risolvere una situazione, però chi sa disegnare solamente al computer, se al computer succedesse qualche problema, insomma sarebbe piuttosto ecco, difficile risolvere la situazione, ecco, potrebbe recuperare il materiale disegnando a mano. Per cui la cosa migliore sarebbe saper fare le due cose. Lei ha disegnato grandi opere lavorando in coppia con dei soggettisti o degli sceneggiatori. Come nascono e come funzionano questi rapporti tra professionisti della matita e della penna? Oltre all'aspetto grafico, lei era coinvolta anche nella creazione psicologica dei personaggi e delle loro vicende, nella scelta delle loro ambientazioni? Non so come sia la situazione adesso, in realtà credo, perlomeno per quanto mi riguarda, la cosa più importante è quello che vuole disegnare un mangaka, quindi innanzitutto c'è la volontà del mangaka di fare una storia. Una volta che si ha in mente la storia si scrive il plot e poi si chiama il responsabile, poi il responsabile del processo editoriale, i collaboratori sono poi in realtà gli assistenti, poi si chiede a qualcuno, si chiede un aiuto per esempio per il disegno degli abiti piuttosto che di alcuni aspetti dei personaggi, però sono degli aiuti e si lavora con gli assistenti per concludere l'opera, ma la cosa più importante è l'intenzione, insomma il mangaka che vuole scrivere qualcosa. È perché non vede questo lavoro di squadra, diciamo, quando si disegna un manga. Forse abbiamo interpretato una domanda. Come collaborano il disegnatore con lo sceneggiatore, in questo senso? Nel mio caso io lavoro solamente con il responsabile della... In Italia è inevitabile che molte delle sue opere siano state conosciute dal grande pubblico prima attraverso le trasposizioni animate, ovvero al contrario rispetto all'ordine creativo. Lei ha avuto parte nella creazione artistica degli anime tratte dai manga suoi più famosi? Ne è soddisfatta oppure come altre sue colleghe non li apprezza? で、このおっさんで、お洋服がわからない。要するにこのレースがどっから生えてきてるのか、エプロンをどういうふうに外すのかわからないって言われて、東映アニメに教えに行ったんですよ。あ、もっとしゃべって。大丈夫。で、教えに行って、
ちゃんとエプロン持ってって、ここを紐をほどいて、こういうふうにって。で、漫画っていうのは、エプロンを撮るときに、撮った絵を描けばいいけど、アニメは動作もいるわけですよ、途中の。だから、どこに結び目があって、どういうふうに外して脱ぐのかみたいなのが、このおじさんは分からなかったわけ。そう。で、結局、すごい、だから、勉強したいっていうか、もういろんなことを教えてください、説明してくださいって、ものすごく前向きに、キャンディっていうのが作られたんですね。それを見ちゃうと、なんか、みんな一生懸命なのよ。と、やっぱり私のちょっと絵に似てないなとか、ストーリーが、なんか、少し違うなって思っても、アニメーションとしてはやっぱり面白いから文句言えないです。みんな一生懸命やってることは素晴らしいことです。Se devo dirlo con un esempio, per esempio quando Candy è stata trasposta in animazione, allora è stata una sorta di, come dire, non è esattamente dire mi piace o non piace, perché per esempio in quel caso il direttore, il regista, che era anche il direttore del disegno, quando appunto si trattava di riprodurre, di fare in animazione Candy, aveva dei problemi. Lui faceva karate, quindi era un omone grosso che non aveva esattamente, come dire, queste, non conosceva bene insomma i movimenti di una donna, e insomma Candy c'ha il grembiule, quindi si trattava di, perché una cosa è disegnare Candy che si toglie il grembiule, ma quando si tratta di un'animazione ci sono tutta una serie di movimenti che devono essere riprodotti affinché poi il disegno si ami nel modo giusto. E questo omone che faceva karate, che non si era mai messo un grembiule, non aveva idea di come dover poter disegnare questa cosa, per cui quando Candy diventò un'anima, in quell'occasione mi recai alla Toei, dove appunto mi chiesero di insegnare cose tipo legare il grembiule, perché insomma bisogna mettere le mani dietro, slegarlo, legarlo, e c'è stata quindi una collaborazione. In quell'occasione ho visto quanto sforzo c'è dietro la produzione di un'animazione. Ci sono veramente molte persone che nei dettagli, che devono curare dei dettagli che apparentemente non sono importanti, invece poi sono determinanti per il prodotto finale. Allora, vedendo un team così grande che si impegna con tanto sforzo, non mi sento di dire mi piace, non mi piace, mi sento di dire che sono molto colpita e anche gradevolmente stupita dal fatto che tanta gente si sia dedicata con tanta passione alla trasposizione animata di una delle mie opere. Il suo stile grafico ci appare molto classico nel genere shoujo. Sembra quasi impossibile non pensare alla grande influenza che lo stile e l'opera di Tezuka Osamu hanno esercitato su tutto il mondo dei manga, per come oggi lo conosciamo. Qual è il suo rapporto artistico con l'eredità del maestro Tezuka? Tezuka sensei ga ichiban daisuki de ichiban sonkei shiteiru mangaka nan desu ne. De, yōchien no toki kara kare no hon wo mite, kare no e wo isshokenmei mane shite, zutto manga ni dondon chitoshin de itta n desu kedo,中学3年だから、13ぐらいの時に、手塚先生が私の住んでる札幌にイベントで来たんですよ。で、握手できて、イベント会場で、ずっと8時間待って握手できたの。でもなんかすごい
暖かくて、で、私もなんか漫画家になりたいなってやっぱりすごい思いました。ジョージ、ha fatto una bella domanda. Dice sì, e per me Tezuka Sensei è stata una presenza importante, perché quando ero, sin da quando ero all'asilo, prendevo le sue opere e le copiavo, e poi quando ero alle scuole medie, ero al terzo anno della scuola media, quindi avevo circa 12-13 anni, Tezuka Sensei è venuta a Sapporo, nella mia città, per un evento, e in quell'occasione sono riuscita ad incontrarlo, a stringergli la mano, ero molto emozionata, e stringendogli la mano gli ho detto voglio, e ha trasmesso anche il calore, la sua passione come uomo, insomma. E stringendogli la mano e avendolo lì gli ho detto anch'io voglio diventare una mangaka. Quindi, Molte delle sue opere hanno un'ambientazione occidentale. Considerando che stiamo parlando di opere scritte da un autrice giapponese per un pubblico di giovani giapponesi, cosa ci può dire delle influenze che potrebbero aver soffritto la letteratura e il cinema occidentale? アメリカの少女文学みたいな、それがを全部読んだんですよね。うん、で結局そういう世界がもう自分の頭の中に入って、字を読むとシーンもこう、私だったらこの文章のところはこういう絵を描くみたいなイメージが湧いてくるんですよね。だからそういう意味ではキャンディーとかジョージの世界、まあジョセフィーヌのすごい、自分のもう小さい時からなんか外国の少女をイメージしてそういうなんていうかなシーンを考えていたので、割とすんなりと描けましたね。苦労はしなかったです。むしろ好きです。Sì, l'influenza in effetti c'è sin da bambina. Anzitutto mi è sempre piaciuto moltissimo leggere, al punto che quando vedevo le biblioteche pensavo voglio leggere tutto quello che c'è qui dentro. E per quanto riguarda l'influenza della letteratura occidentale, per esempio tra i libri che leggevo ce n'erano alcuni della letteratura giovanile americana, tipo Piccole donne, e quando leggevo questi romanzi, allora insomma, la mia immaginazione volava e pensavo, a volte leggevo delle parti di testo e pensavo, ah sì, questa scena dovrebbe essere disegnata in questo modo, insomma, mentre leggevo mi immaginavo anche come sarebbe potuto essere riprodotto in disegno quello che stavo leggendo. E quindi devo dire che quando poi per lavoro, insomma, quando poi ho creato le mie stesse opere, il fatto di introdurre dei personaggi dallo stile occidentale come personaggio principale non è stato uno sforzo che ho dovuto compiere per apprenderlo, è stato un processo piuttosto naturale, anzi devo dire che è una cosa che mi piaceva fare, perché era una cosa che portavo dentro sin dall'infanzia. Lei ha creato anche numerose interpretazioni di fiabe, Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata, Pollicina, La Sirenetta. Ha trasposto in manga romanzi dell'infanzia come Heidi, Il Piccolo Lord, Alice nel Paese delle Meraviglie, Anna dei Capelli Rossi. Con Anna Karenina di Lev Tolstoj e Romeo e Giulietta di William Shakespeare si è dedicata anche a dei classici della letteratura. Quale genere ama di più disegnare? また幅広くなっていくと思います。全部好きなジャンルです。Non c'è esattamente un genere preferito, mi piace molto conoscere, mi piace molto sperimentare, mi piacciono tutti i generi, per cui se ce ne fossero di più credo che mi espanderei ancora per provare nuovi generi. Sì,
le abbiamo spiegato dell'elefante, il simbolo di Catania, e è rimasta incuriosita e le piacerebbe scrivere, dice, mi piacerebbe scrivere la storia dell'elefante. Sembra una storia interessante. Gli shoujo manga propongono inevitabilmente dei modelli maschili alle giovani lettrici. Spesso sono modelli di maschilità diversi, opposti tra loro. E dunque, una domanda frivola. Disegnando Candy Candy e Georgie, aveva una preferenza personale tra Anthony, Taro, Sander e all'interno di Josephine c'è sempre un personaggio che in realtà non esiste, non mi sono ispirata a un personaggio reale, però è carino, kawaii in giapponese, è carino e mi piace moltissimo. Sempre più vicina. Beh, a questo punto trovate la Josephine in vendita allo Stand Coop, se volete giocare come chi è questo uomo tagato. Trovate la mia schiata. Un min però se Teddy o Terence o Anthony, quella ve lo dirà. Questa volta ce l'ho io una domanda. Se dovesse sceglierlo come fidanzato, sarebbe Terence o sarebbe Anthony? È molto istruttiva questa risposta. Ma cosa pensa di questa risposta? Proseguiamo. I manga, e forse gli shoujo manga in particolare, in passato sono davvero diventati un pezzo della cultura popolare di una generazione di giovani giapponesi. Lei è sicuramente un esponente di questa passata epoca del manga, ma ai tempi si rendeva conto di quanto socialmente influenti potessero essere le sue opere? E che rapporti aveva con le altre colleghe autrici di opere importanti, come ad esempio le mangaka del gruppo 24? すごいんだってよく私たちが、そうなのってなったんですけど、だから、
grazie. In realtà è grazie a voi, perché all'epoca assolutamente non ci rendevamo conto di quello che stava succedendo, e devo dire che anche forse in Giappone non era così, insomma, non si aveva questa percezione del manga che stesse diventando un elemento così importante della cultura. È stato piuttosto l'esportazione all'estero e poi il grande successo che il manga ha ottenuto all'estero, che questo, la voce, diciamo, dei fan è poi arrivata in Giappone, e ci siamo accorti, oh, ma questo ha successo. E da lì che poi è un po' come, insomma, abbiamo cominciato a renderci conto poi di questo movimento, per cui mi sento di ringraziare voi e tutto il pubblico straniero che segue appassionatamente i manga. E soprattutto la reazione dell'Italia è stata molto forte. Non sono sicura di questa cosa, forse qua ci sono esperti che lo sanno dire, ma pare che l'Italia sia stato uno dei primi paesi in cui il manga di Kenji è stato pubblicato, è vero? La Francia, solo nel senso non si dice. Grazie! Oggi il mondo dello shoujo manga sembra molto cambiato. Negli shoujo manga classici, anche se c'era la drammaticità, la tragedia, ho la sensazione che ci fosse sempre una speranza che le autrici ponevano alle lettrici. Molti shoujo manga di oggi sembrano invece intrisi di disperazione, angoscia e spesso una grande frivolezza. Anche il dilagare dei soggetti, soprattutto di tipo boys love, yaoi, o talvolta yuri, senza più la carica di avanguardia che forse certe tematiche avevano un tempo, sembrano oggi ridotte a un frivolo macchiettismo. Lei cosa ne pensa? E cosa pensa degli shoujo manga contemporanei e del loro rapporto con la società contemporanea? Anzitutto adesso ci sono più persone che disegnano manga, cioè è diventato più facile disegnare manga, nel senso che c'è più offerta. E, non so, per rispondere alla domanda, diciamo che una volta forse era più il desiderio di trasporre quello che un'idea, un pensiero, un sentire in disegno.
per cui quelli che era la necessità di esprimersi attraverso il manga. Forse adesso quello che è diventato un po' più superficiale è proprio questo, essendoci anche una, è anche più facile diventare mangaka, insomma c'è più possibilità, ci sono più chance, allora questo desiderio di, di esprimersi con il disegno forse è diventato un po' più, come dire, leggero, un po' più frivolo. Però io penso che non sia solo la questione della posizione del mangaka, perché in realtà poi il desiderio di disegnare qualcosa c'è sempre. Allora credo che sia anche un po' il sistema delle case editrici, per esempio, che reclutano i mangaka in modo diverso, cioè la porta è sempre aperta, chiunque può, può accedere comunque e tentare di presentare la sua opera, e quindi non c'è forse più la selezione che c'era prima. Io penso che in generale non sia solamente cambiato il mangaka stesso, e quindi il fatto che essendoci più, più possibilità, essendo più facile farlo, c'è anche insomma un po' di tutto, ma anche proprio il, come dire, la ricezione del manga è cambiata, e questo risulta in un prodotto, ecco, forse sì, un po' più superficiale, perché è un po' più facile farlo. Siete gentili, per concludere. Poiché lei è considerata una delle autrici shoujo per eccellenza, vede alcune possibili eredi dell'antica tradizione popolare di shoujo manga tra le autrici più giovani di oggi? Non sono molto preparata sull'argomento, perché non ne leggo, quindi non saprei. Che ci è stata dedicata dalla maestra Igarashi in questa occasione, e mi piacerebbe chiusare questo piccolo incontro semplicemente sottolineando quanto in vari modi, ovvero abbiamo parlato durante questa intervista dei tempi di lavorazione, della grande difficoltà all'inizio della carriera o anche dopo di in qualche modo inseguire questi tempi di consegna, le scadenze. Si è parlato dell'urgenza, del desiderio di esprimersi tramite il disegno. Personalmente la cosa che mi ha colpito è che, anche se, come abbiamo detto, la maestra Igarashi disegna manga da 50 anni, la sua sensibilità mi sembra ancora quella di una persona che ha tanta voglia di disegnare e tanta, come posso dire, tanta energia per farlo. E questa forse è una cosa che spesse volte mi sembra anche mancare un po' delle persone più giovani, che magari leggono tanti manga e consumano tanti prodotti, però non sentono in loro un forte desiderio di applicarsi, di mettere le proprie energie al servizio della loro passione. E quindi inviterei tutto il pubblico, dei più e dei meno giovani, dato che stiamo parlando anche di grandi classici, di pensare sempre alle proprie passioni in maniera anche attiva, non solo passiva, perché forse questi tempi di consumismo tendono più alla passività che a questa energia produttiva. Grazie. Amo tutti voi che siete riuniti qua oggi per ascoltare questa cosa.